Ciao, buonasera. Qual è il clima dello spogliatoio dopo una sconfitta di questo tipo? Brucia come tutte le sconfitte, perché di più che siamo in casa davanti ai nostri tifosi, però non c'è tempo per stare male. Stiamo male oggi e da domani iniziamo a lavorare, a pensare a Brescia per portare quei punti che abbiamo perso oggi in casa. Era la mia seconda domanda, un punto in tre partite, non è mai successo in questo campionato, non parliamo di crisi ma di momento difficile, come si esce da questo momento difficile? Con il segreto del calcio, che il segreto è lavorare, penso che quanto più forti lavori più vengono il risultato e a volte il risultato lo manda una palla sporca, lo manda qualsiasi particolare che a volte... E anche nell'ultima partita sta andando con il contrario, però dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo, secondo me, meritato molto di più di quei punti che abbiamo. Speriamo di qua al futuro guadagnare quei punti che abbiamo perso fino ad oggi. Il mister ha parlato oggi di un approccio vostro morbido. C'era una motivazione particolare, sei d'accordo con questa affermazione? Sì, è vero che siamo partiti secondo me molto bene la partita e dopo la partita ha calato un po', non siamo stati quelli di Cagliari, quello è vero, perché penso che a Cagliari abbiamo giocato nella metà loro e oggi non è successo così, nel secondo tempo sì, però no. C'è stato un episodio anche a favore che è andato male anche oggi, che secondo me anche lì può cambiare la partita e a partire di quell'episodio magari giocava nella metà del campo loro. Ciao Leo. Ciao. Ti chiedo l'episodio del gol, tu da portiere, da dietro, che hai questa visione periferica, come lo hai visto, come ne hai parlato magari con i tuoi compagni di difesa, insomma c'è stato questo filtrante che ha sorpreso il centrale e il terzino e poi in mezzo una marcatura un po' blanda, per usare un termine usato da Pecchia. Sì, è vero, è stata una, diciamo, chiamiamola un po' una piccola ripartenza, dove loro hanno filtrato questa palla tra il terzino destro e il centrale destro. Dopo è vero che siamo arrivati a tempo perché Osorio era sul uomo che fa il cross e Valenti era sul uomo che fa gol. Abbiamo avuto anche la sfortuna che a tutte e due le hanno passato sotto le gambe le palle, tanto con il cross come nel gol. La palla è uscita dopo al secondo palo dove faccio fatica a arrivare. E penso che questi sono i momenti che noi dobbiamo essere lucidi. Abbiamo preso il gol al minuto 20, credo, e dopo piano piano abbiamo conquistato un po' di campo, però non è bastato e appunto i punti se l'ha portato Benevento. Anche oggi abbiamo assistito a un paio di tuoi lanci lunghi, filtranti, degli assist da fantasista. Veramente si trovano pochi portieri con le tue qualità, quindi questo è un complimento che voglio farti. Un peccato a volte non sfruttare questi lanci, perché avere un portiere come te è avere un numero 10 in porta. Sì, non so se è così come lo dici tu. È vero. Che lo dico io. Che è importante nel calcio, penso, di oggi. Però quello che comanda è il mister. Se il mister mi dice guarda Cici, devi, io voglio che giochi tutte le palle lunghe, le gioco tutte lunghe. Se mi dice che voglio giocare tutte le palle corte, le devo giocare tutte corte. Penso che dobbiamo alternare con questi movimenti. È vero che davanti abbiamo gente importante, veloce, però anche l'altra squadra è furba e gioca e guarda il video e sa quando io magari la metto davanti perché la calcio. Ci sono anche incontrari, per quello non è sempre facile fare quello che si prova in settimana, perché anche il rival gioca. Poi vabbè, ci sono degli episodi come quello di Cagliari, che immagino un portiere, la tua esperienza e la tua qualità abbia già superato, è stato uno scivolone. Nonostante quell'episodio, comunque credo che la linea
dettata dal mister e anche dalle tue caratteristiche, sia quella di provare a giocare sempre, no, il pallone. E ultimamente lo si gioca molto più lungo rispetto a quando lo si gioca corto. Sì, sì, è vero. È vero che il rischio del portiere è un altro, perché uno sbaglia e prende gol. Mi è successo per la prima volta la settimana scorsa, che mi sono scivolato e la palla era rimasta lì e dopo mi è passato anche sotto le gambe. Però quello che ti ho detto prima, ci sono momenti dove la palla si deve buttare, perché l'ha avuto anche in tribuna. Come ho detto prima, a volte c'è la giocata da giocarla e ci sono momenti dove la palla deve andare lunga e va lunga. Buonasera. Buonasera. Ti ha sorpreso la prestazione così sottotono? No, non è che mi ha sorpreso. Può capitare, perché è vero che veniamo di una gara importante, perché penso che a Cagliari abbiamo fatto una gara importante. Non so se era stanchezza o che, però è vero che non era lo stesso ritmo. Ripeto quello che ho detto prima, che i primi minuti non mi sembravo, dopo ho visto che quando volevamo accelerare ci mancava una marcia. Questo avviene dopo, l'hanno sottolineato i colleghi prima, dopo la sosta, che il Parma è sembrato diverso da quello che abbiamo visto all'inizio del campionato, almeno a livello fisico. Noi lavoriamo della stessa maniera, penso che la squadra sta piano piano recuperando anche tanti fortunati che ancora sono fuori. Penso che il ritmo delle partite, la maggioria delle partite l'abbiamo messo noi il ritmo, e oggi non è stata tanto così. È vero quello che ho detto prima, anche che il rivale anche gioca e me impone a volte il suo ritmo, però penso che dobbiamo alzare il ritmo e pensare a fare girare questi particolari, questi episodi della nostra parte, così meritatamente vincere la partita, come tante volte abbiamo meritato tanto e abbiamo portato poco a casa. E questo forse significa, che l'abbiamo parlato prima con l'allenatore, che questa è una squadra giovane che non si adatta bene a questo campionato. Tu sei un esperto di questo torneo. Sì, è vero che con i giovani non dico che è più difficile, però davanti ti trovi una squadra esperta con Glick, con Letizia, con Pagliari, con Schiattarella, che in Serie B si fanno vedere, hanno fatto 1000 campionati in Serie B, e questi ragazzi piano piano stanno facendo la carriera che sicuramente sarà importante, però quello che ti danno i giovani magari quegli esperti non te lo possono dare, quella frescura che a volte ci manca per vincere queste partite. Ma a questa squadra manca solo l'esperienza ed è troppo giovane, oppure anche un pochino manca qualche cosa di classe che viene così evidenziato in qualche intervento, in qualche prestazione individuale? Penso che a questa squadra le manca segnare più che l'altra squadra, perché abbiamo meritato tante volte di più e abbiamo portato poco a casa, e questi episodi ci fanno cambiare una stagione che può essere perfetta come può essere brutta, e te lo dà questi episodi, e noi dobbiamo lavorare in settimana per girare questi episodi della nostra parte. Grazie. Grazie a voi.